Ciao a tutti, oggi faccio una nuova recensione in anteprima, nel senso che non che il prodotto non è conosciuto, ma non l'ho mai usato io. Invece di parlare di colle come voi crederete, parleremo di uno scollatutto. Cosa mi è successo? Mi è successo che maneggiavo del Super Attack e mi sono sporcato le dita. Sporcandomi le dita, con le dita io tocco sempre il telefono. E mi è successo questo. Come potete vedere, oltre le ditate, si vede qui, qui e qui, fortunatamente la parte posteriore, che è rimasto l'attac perché si secca molto in fretta. E ho provato con uno stuzzicadenti a provare a grattare dolcemente. Ho provato due o tre tentativi, ma l'attac rimane. Quindi, sotto consiglio guide che ho trovato su internet, guide solo scritte, mi sono cimentato ad acquistare questa Loctite o Loctite scolatutto. Essendo sigillata, la provo davanti a voi, quindi vi dirò davanti a voi se funziona o meno. Il tappo è di sicurezza perché, come immaginate, è chiusa. Come funziona? Per utilizzarla, prima la si avvita fino in fondo in maniera da rompere la protezione di alluminio. Fatto ciò, si svita solo l'azzurro, così permette di poter uscire. Questo è un S8, come potete vedere, telefono funzionante con pochi mesi di vita, che però io, ahimè, ho avuto questo imprevisto. Andiamo a provarlo davanti a voi. Proviamo ovviamente nel punto più piccolino. Ok. Come funziona questo prodotto? C'è scritto che bisogna lasciarlo agire. Va bene su vestiti e quant'altro. L'unica cosa che su vestiti ho letto come recensioni, non della scheda tecnica dietro il prodotto, ho letto come recensioni che lascia la macchia. La colla la toglie bene, però rimane la macchia sul vestito. Sul vetro, perché noi sappiamo benissimo che l'S8 posteriormente è fatto di vetro, non dovremmo avere difficoltà, quindi voglio provare a fare questa guida per essere d'aiuto a qualcuno che si trova in difficoltà come me, da darvi una prova concreta del suo agire. Allora, proviamo a avvicinare e farvi vedere che il prodotto lodato da telecamera, non so, io sto guardando con gli occhi miei perché ovviamente ho avuto bisogno di un aiuto perché non riesco a maneggiare e fare il video. Non vedo reazioni, nel senso di reazioni chimiche che bolla, faccia bolle o cose del genere. Perdonatemi per la messa a fuoco, ma essendo un ambiente serale, quindi non c'è luce normale ma è luce artificiale, è difficile mettere a fuoco da così vicino. Cosa bisognerebbe fare? E ripeto, non sono sicuro del successo perché l'ho aperto davanti a voi e non è che incollo il telefono tutti i giorni. Bisognerebbe prendere un pezzo di stoffa, un pezzo di Scottex e provare a strofinare nel punto. Scusatemi per le ditate, quelle ovviamente avendolo in mano tutto il giorno sarà come il vostro, però nei tre punti che voi vedete sono questi i pezzi salienti. Allora, provo da uno, gli altri eventualmente li lascio agire un pochino di più. Mi avvicino, no no, rimani pure lì col telefono che si vede bene, e provo ad andare a grattare, andando a provare a togliere. Ragazzi, è venuto via tutto. In questo punto, adesso lo pulisco, lasciando stare il rumore. Ok, non è pulito bene, però la colla non c'è. Togliamo anche qua, che era un pochino più intensa. Qui è rimasto un pochino. C'è scritto che c'è possibilità di dover dare più di un'applicazione, quindi non bisogna spaventarsi, però il grosso è stato tolto. Proviamo in quest'altro punto.
Devo dire che il prodotto l'ho pagato 5 euro e spicci, nel senso 5 euro e rotti, 5,70 euro, ma qualcosa fa. Ho provato a inumidire un pochino lo straccio perché già lo Scottex è rinomato per lasciare delle tracce, quindi poi se è sporco di questo reagente, andiamolo a vedere. Ripeto, non guardate le strisciate perché uno il telefono lo uso sia con che senza cover. Però mi sembra che il reagente abbia fatto il suo dovere. Colla tolta, quindi mi permetto di dirvi, ripeto, queste che vedete sono strisciate della pulizia con un pannino per gli occhiali. Non avendo un panno per gli occhiali, metto una soluzione che si dà sugli occhiali da vista per pulire meglio, tanto è vetro anche questo, è giusto per farvi vedere l'effetto un attimo più senza ditate o per capire anch'io l'effetto del prodotto. Ecco qua, non guardando la parte superiore della fotocamera perché come avete visto non gli ho dato il prodotto. L'effetto è che è realmente scomparso del tutto. Possiamo dire che questo prodotto è stato promosso. In caso di imprevisti sapete che funziona. Grazie e alla prossima.